L'uomo è dunque libero di scegliere le proprie azioni? Di una cosa possiamo essere certi. A volte è il fato a compiere la mossa decisiva. Scacco matto. Ha vinto lui. Capita, no? A volte si vince e a volte no. Fa parte del gioco, non è vero? Ha mai visto il settimo sigillo di Bergman? C'è un tipo che gioca a scacchi con la morte. Io trovo che sia una bella metafora, perché in fondo la vita è come una partita di scacchi. Vincerla è vivere e perderla è... Tutto sommato il mio avversario ha suoi buoni motivi per esultare. Ha mai sentito parlare di quella filosofia orientale che definisce l'oscurità come una mancanza di luce? Quindi un'assenza, non un'essenza. Guardandola così, allora la paura per il buio è una stronzata, perché significa aver paura di qualcosa che non c'è, che non esiste. Insomma, questi cinesi ci dicono che non si dovrebbe nemmeno temere l'odio, perché è soltanto assenza di amore, o che la violenza non esiste, è mancanza di gentilezza. Insomma, alla fine non si dovrebbe nemmeno aver paura della morte, perché è soltanto assenza di vita. Lo so, grandi questioni che sollevano grandi domande. E le risposte, caro mio? Brigido era un povero sardo, così povero che non poteva più mantenere la sua numerosa famiglia. Così un giorno decise di mettersi in viaggio in cerca di fortuna. Cammina, viaggiò senza posa per 3 giorni e 3 notti, senza mai fermarsi per bere o per mangiare. Ma all'alba del terzo giorno gli si parò innanzi uno strano individuo. «Chi sei?» gli chiese Brigido. E l'uomo, che era un folletto del bosco, rispose: «Fermati, sarto, stammi a sentire, d'oro e d'argento ti voglio coprire. Come fai a sapere che sono un sarto? E perché non mi dici chi sei? Non mi fido di te. Vattene!» urlò Brigido spaventato, con tutto il fiato che aveva. E l'uomo, così come era apparso, tosto scomparve. «Com'è strano il mondo», pensò Brigido, e fattosi di nuovo coraggio, riprese il cammino. Viaggiò senza posa per altri 3 giorni e 3 notti, senza mai fermarsi per bere o per mangiare, ma all'alba del terzo giorno gli si parò innanzi di nuovo quello strano individuo. «Ancora tu!» esclamò Brigido, e l'uomo rispose: «Fermati, sarto, stammi a sentire, d'oro e d'argento ti voglio coprire. Non mi fido di te, vattene!» disse Brigido, e tosto l'uomo scomparve. «Com'è strano il mondo!» pensò Brigido, e fattosi di nuovo coraggio, riprese il cammino. Viaggiò senza posa per altri 3 giorni e 3 notti, senza mai fermarsi per bere o per mangiare. Ma all'alba del terzo giorno gli si parò innanzi di nuovo quello strano individuo. E Brigido non fece in tempo a proferir parola che l'uomo disse: «Fermati, sarto, stammi a sentire, d'oro e d'argento ti voglio coprire». «E sia, ti ascolterò», disse Brigido, «ma per favore non toccarmi». E l'uomo rispose: «Io sono il folletto del bosco e ti renderò l'uomo più ricco del regno grazie alla mia polvere magica». Ma quella non era polvere magica, bensì napalm liofilizzato per uso bellico. E lui non era il folletto del bosco, ma Jean-Paul Stiracazzi, affermato stilista di moda ed acerrimo nemico di Brigido, da quando il sarto non aveva voluto rivelargli il segreto della perfetta rifinitura a punto gambero. Così Brigido rimase cieco e sfigurato e vagò senza meta per il resto della sua vita, mentre Jean-Paul fu sodomizzato da un'orda inferocita di folletti del bosco, appena prevista dal codice dei folletti per chi si finga uno di loro e per chi si infili scoiattoli vivi nelle mutande. Le due pene gli vennero cumulate.